deve soltanto svolgerla attraverso organismi iscritti agli elenchi ministeriali. ICAF è un ente di formazione, è iscritto sia come ente di formazione che come organismo di mediazione. Noi infatti ci siamo formati qui con ICAF all'interno dell'Ordine degli Architetti e poi abbiamo deciso di seguire l'evoluzione della materia organizzando questo sportello al servizio. È un servizio aggiuntivo che viene fornito agli iscritti ma anche ai non iscritti, perché la mediazione non è una materia esclusiva di un solo ambito professionale, non è esclusiva né degli avvocati né degli architetti, è semplicemente uno strumento che, come vedrete poi dai casi che illustreremo, può essere utilizzato in tutti gli ambiti professionali e non. Per cui, ritenendo che questo sia lo strumento valido per la risoluzione della maggior parte delle controversie da qui al futuro che ci aspetta, e noi stiamo sviluppando questo discorso all'interno dell'ordine e intendiamo con questi seminari e poi per esempio con il corso che abbiamo fatto, addirittura entrando nello specifico dell'attività di CTP in mediazione, qualche vostro collega che non è qui oggi ha già usufruito del servizio, intendiamo dare ai nostri colleghi, a tutti voi architetti, uno strumento in più, e in primo luogo la conoscenza dello suo strumento, uno strumento in più che sicuramente sarà utilissimo per nello svolgimento della nostra professione, soprattutto quando ci si trova di fronte a contenziosi, ripeto, di varia natura. Io vi posso dire solo una cosa prima di lasciare la parola al dottor Giordano. Lo strumento della mediazione va affrontato, perché poi parleremo di normative, di modalità di svolgimento, di procedure, ma sappiate che per affrontare un qualsiasi caso che vi si trovi davanti nella professione di contenzioso, bisogna attraverso la mediazione imparare a diventare semplicemente più elastici, cercando di cogliere diversi punti di vista che possano essere utili per la risoluzione della questione. Cioè quello che è richiesto, ma che poi è richiesto, se ci pensiamo, anche nell'ambito del nostro lavoro professionale stretto, è semplicemente molta elasticità, oltre alla conoscenza dello strumento, ovviamente, perché la conoscenza con elasticità mentale aiuta a risolvere e a trovare per i nostri clienti, visto che oggi il problema è riuscire a mantenere il lavoro che si ha e a soddisfare la clientela, è molto utile lo sviluppo di questa nuova tecnica di approccio a qualsiasi tipo di situazione per mantenere appunto ottimi rapporti con i nostri clienti e crearne addirittura di nuovi. Per una carrellata generale sullo strumento della mediazione lasciamo parlare Ivan, dopodiché entreremo nel merito delle questioni specifiche nostre dopo, quando parleremo dei casi pratici.